Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Prima, intercessione. L'intercessione è il periodo tra una sessione e l'altra dei lavori in Vaticano. I vescovi ritornano nelle loro diocesi e preparano i suggerimenti per la sessione successiva, pensando che potrebbe essere l'ultima. Argomento: che i religiosi siano più diocesani. Gennaio 1963, a Roma. La commissione coordinatrice, che è quella istituita da Giovanni XXIII, alla fine della sessione, con 3 cardinali su 6 del Nord Europa, obbliga la commissione conciliare dei religiosi a modificare il suo testo primitivo. In effetti, secondo il cardinal Döpfner, non è stato posto l'accento su un rinnovamento appropriato, né su un adattamento degli ordini religiosi ai bisogni moderni. Egli considera che il documento mette troppo spesso in guardia contro il mondo e lo spirito del mondo, e vorrebbe che invece il testo incitasse i religiosi a conoscere meglio la società per raggiungere l'uomo moderno. Questa è una prova della febbre di cambiamento che pervadeva in quegli anni. Secondo questo cardinale, anche gli ordini religiosi cristiani, che esistevano almeno dal III secolo e che avevano sempre trovato un modo interno per riformarsi continuamente, nel 1963 avrebbero dovuto cambiare totalmente per dimostrare di essere moderni. E lo avrebbero dovuto fare secondo le sue indicazioni, che, da un punto di vista della vocazione, è un diocesano, ossia rivolto principalmente alla conversione degli uomini nella società. Non era un religioso, che invece è rivolto principalmente alla lode a Dio. Tutta un'altra vocazione. I religiosi sarebbero dovuti diventare diocesani. Vedremo poi il putiferio che questa intromissione scatenerà e anche la prima vera sconfitta dei vescovi del Nord Europa. Argomento: rifacimento di uno schema in senso filo-protestante. 5-6 gennaio 1963, a Monaco. Sotto l'egida del cardinal Döpfner, membro della commissione coordinatrice, i vescovi e i teologi germanofoni si mettono al lavoro. Vengono inviati alcuni rappresentanti dell'Alleanza Europea, come Monsignor Elkinger, coadiutore del Vescovo di Strasburgo, il padre Schutt, superiore generale dei missionari del Verbo Divino, ben collocato per influenzare i superiori generali delle altre congregazioni. Questa riunione sfocia nella redazione di uno schema sostitutivo che pone in luce la collegialità episcopale, altro argomento, e l'apertura ecumenica. Dopo una riunione europea tra esperti, il 25 gennaio i lavori sono trasmessi al Papa e al Cardinale Ottaviani.
16 febbraio 1963. Completato il lavoro di Monaco, il cardinale Döpfner ne trasmette copia a ciascuno dei padri conciliari austriaci e tedeschi. Nella presentazione si può leggere che questo nuovo schema è più breve, più pastorale, corrisponde meglio allo spirito ecumenico e cerca sempre di prendere in considerazione le obiezioni dei protestanti. Le prime parole di questo schema sostitutivo erano Lumen Gentium. È il titolo ufficiale della Costituzione dogmatica sulla Chiesa, che sarà votato alla fine dell'anno successivo, il 21 novembre 1964. Argomento: rifacimento di ben 12 schemi. 22 aprile 1963. 12 nuovi schemi made in Germany sono trasmessi al Papa per sostituire quelli della commissione preparatoria. Il Papa approva i nuovi testi dei 12 schemi e li fa recapitare ai padri conciliari. Egli chiede alle commissioni di fare presto. Tutti sanno che egli è gravemente malato. Tutti i giorni è vittima di emorragie. Da lì Giovanni XXIII sarebbe morto un mese dopo, il 3 giugno. Se questi vescovi tedeschi avessero seguito lo Spirito Santo, come dicono i difensori del Concilio, avrebbero atteso il Papa successivo per sottoporre la sostituzione di ben 12 schemi, che praticamente fanno ripartire il Concilio quasi da zero. Ma evidentemente non hanno voluto rischiare e hanno approfittato che Giovanni XXIII premeva per concludere il Concilio. Forse per terminare ciò che aveva iniziato, oppure per evitare che il Papa successivo potesse sospendere il Concilio. Insomma, questi vescovi germani hanno approfittato di un Papa imprudente che prima ha comunicato il Concilio e solo dopo ha cominciato a lavorarci. Arrendevole, perché voleva concludere il Concilio in breve tempo. 30 aprile 1960, Monsignor Pericle Felici in udienza da Giovanni XXIII. Per il Papa la celebrazione del Concilio dovrà durare non più di 2 mesi. E questo sarà possibile se la preparazione sarà accurata. E terzo, un Papa che non aveva previsto il clima conflittuale che si è poi manifestato. E questi vescovi germani se ne sono approfittati, probabilmente per non correre il rischio, anche loro, che il Papa successivo potesse rifiutare i loro nuovi 12 schemi. Tutto ciò sembra proprio un'altra dimostrazione che non fossero sicuri di essere la maggioranza, come invece aveva scritto al tempo il giornalista Henri Fesquet e poi ripetuto nel 2013 da Walter Kasper. Giugno 1963. Muore Giovanni XXIII. Già il 21 giugno viene eletto Paolo VI, coinvolto nel Concilio sin dalla fase preparatoria. Argomento: conferenza di Fulda. A 3 mesi dalla riapertura del Concilio, molti vescovi di 10 nazioni del Nord Europa
si riuniscono quasi in un concilio locale. Ma non è così grave come può sembrare. Se le intenzioni fossero state quello dello sviluppo della predicazione al popolo, ossia l'aggiornamento dell'esposizione di Giovanni XXIII. 9 luglio del 63. Dopo essersi incontrato con i cardinali Frings e König, il cardinal Döpfner invita tutti i vescovi della Germania e dell'Austria a partecipare ad una conferenza prevista a Fulda. 26 agosto, un mese e mezzo dopo. Apertura della conferenza di Fulda, alla presenza di 4 cardinali, 70 arcivescovi e vescovi. Sono rappresentati 10 paesi. Oltre alla Germania e all'Austria, hanno inviato rappresentanti l'Olanda, i paesi nordici, la Francia e il Belgio. Le ripercussioni furono immense. Fulda resterà come l'espressione e l'opera dell'Alleanza Europea, i vescovi del Nord Europa. E da allora il Concilio viaggerà sui binari suggeriti da questa assemblea. Ma non certo perché era particolarmente numerosa. Indiscutibilmente la guida intellettuale di questa conferenza è il padre Karl Rahner, teologo accreditato al cardinal König. Egli è coadiuvato dal padre Ratzinger, teologo del cardinal Frings, dal padre Grillmeyer e dal padre Semmelroth. In seguito alle conferenze di Monaco e di Fulda, vengono redatti quasi 500 pagine di commenti o di schemi sostitutivi. Numerosi giornali, in particolare italiani, paragoneranno in seguito la conferenza di Fulda ad una cospirazione o ad un attacco contro la Curia romana. Allora, tutto questo è la dimostrazione di una larga maggioranza presente nel Concilio Vaticano II oppure del suo contrario, ossia l'organizzazione teutonica di una minoranza, di una estrema minoranza, di un gruppo di appena 74 componenti. Comunque, per l'uomo comune, l'importante è se i lavori di questi gruppi erano rivolti al suo bene spirituale, che significa la riproposizione dell'essenziale della religione, del criterio di combattere il male e i potenti che abusano del potere. Oppure se si occuparono di altre questioni. 31 agosto, 4 giorni dopo, il cardinal Döpfner, quello che aveva organizzato la conferenza di Fulda, trasmette al segretariato generale, ossia Pericle Felici, i lavori di Fulda. 3 giorni dopo ancora, egli incontra il Papa Paolo VI, che avalla la conferenza. Ora, prima di pensare troppo male su Paolo VI, il regolamento conciliare prevedeva e auspicava la costituzione di gruppi di vescovi, come la conferenza di Fulda e altri. Questo per abbreviare i tempi dei lavori conciliari dei 2200-2400 vescovi. Il problema per l'uomo comune di oggi è l'obiettivo di questi gruppi.